Salve a tutti, sono ZombieBest e sono qui su un emulatore PSX che emula su computer i giochi della PlayStation 1 per fare un let's play di un videogioco che tutti sicuramente conoscerete e che avrete probabilmente già riconosciuto da questa musica iniziale nei titoli. È della Naughty Dog. È del 96, quindi è un gioco che io ci giocavo 10 anni fa. Ecco qua Naughty Dog. Ed è Crash Bandicoot. Un bellissimo gioco di cui voglio fare il gameplay di tutte quante le missioni di tutte le tre isole. Spero che vi possa piacere l'idea di questa serie. Probabilmente spero che anche voi abbiate un po' di nostalgia da questo gioco. Ma andiamo subito a caricare la prima missione, Insanity Beach. È sicuramente un gioco che ha fatto la storia, quindi mi sentivo di volerlo giocare. Guardate cocchiata. Sì, ok. Non vi preoccupate, i video zombie continueranno ad arrivare regolarmente. Questa è soltanto una miniserie che voglio portare avanti. Sono video comunque corti, saranno circa, presumo, 5 minuti l'uno, non di più. Quindi sono cose che posso fare tranquillamente. In ogni caso, questo è un gioco molto molto carino, che secondo me merita di essere, che venga fatto un gameplay, perché online penso ce ne siano pochi che recensiscano e facciano dei let's play su questi giochi. Penso che ce ne siano molto pochi, quindi mi piacerebbe anche c'è quella specie di cosa lì, di questa cassa qua sopra, che non ho mai capito a cosa serve. Potrebbe essere una di quelle che cambiano velocemente dopo smettono di cambiare, però non arrivo sempre qui che è già così, quindi non lo so. Io penso soltanto a proseguire e andare avanti. Sto giocando appunto su PC con una tastiera, quindi chiedo scusa se ogni tanto magari sbaglio qualcosa con qualche tasto, ma abbastanza complicato. Ok, ho preso il checkpoint, prendiamo la terza maschera e corriamo. Con le tre maschere veramente si fa strage. Ok, andiamo di qui. Ok, lassù c'è la fine del livello. Io vorrei andare dall'altra strada magari e vedere che cosa troviamo di qua. Non penso sia facile, una cosa facile. Probabilmente morirò, se morirò inizierò dal checkpoint più vicino e rifarò il pezzo e non ci riproverò più. Ma vorrei provare a fare questa strada. Ok, togliamo questo. Bene, qui possiamo ovviamente decidere se passare senza romperli o se romperli. Secondo te? Secondo voi io cosa scelgo? Ne ho già mancati due, tre, ma però ho preso una vita. Ok, meglio di niente. Volevo fare quasi la gemma, ma purtroppo non sono riuscito a fare la gemma. Bene, entrando qui completerò il livello. Quindi ringrazio tutti per aver guardato questo video. Mi fa molto piacere se mettete un mi piace, se commentate con la vostra esperienza di Crash Bandicoot e se magari mi dite cosa ne pensate di questo gioco e anche di questa serie. Devo continuare oppure... quanti ne ho persi? 4. Quei 4 che ho lasciato indietro. Grazie mille quindi per aver guardato questo video. Da ZombieBest è tutto.